Un saluto da Pep2377. E da Mizzerotto. Eccoci qua ragazzi, non poteva mancare il FIFA World Cup Brasil 2014, nonché il campionato mondiale del 2014 in Brasile, che come sappiamo è stato vinto. È stato vinto, raga, dalla Germania in finale 1-0 contro l'Argentina, che ha segnato Mario Götze al 101esimo, ai tempi supplementari. 113esimo forse, eh? Al 113esimo, ai tempi supplementari. Sono 639 figurine. In cui noi, come sempre, andremo a attaccare. Anche se per voi passerà solo un secondo. Con pazienza, e dopodiché arriveremo a mostrarvi questo fantastico album. Andiamo! Andiamo! Eccoci ragazzi, con il nostro album World Cup Brasile 2014, andiamo a sfogliarlo, come sempre completo al 100%. Ecco qua, abbiamo le figurine attaccate, FIFA World Cup Brasile, poi abbiamo la sua icona, il suo simbolo di questo mondiale, le panini con il parola che fa la solita sforbiciata, il pallone ufficiale della competizione. Qua abbiamo tutto il calendario con il programma, con i giorni, le partite. Qui abbiamo l'albo d'oro di tutti i vincitori dal 1930 al 2010, che è stata la Spagna, l'ultima. Andiamo a sfogliare il nostro album. Questi sono tutti gli stadi del Brasile dove sono state effettuate le partite, dove hanno giocato le partite. Questo è il Brasile. Poi abbiamo la Croazia, Mandžukić, Perisic, Kovacic, Rakitic, Modric, Versalico, li conosciamo noi perché hanno militato in Serie A, hanno giocato nelle nostre squadre italiane, il Messico, vedete come sempre attaccate alla perfezione, attaccate da una mano adulta, come sempre. Il Camerun. Abbiamo Samuel Eto'o. La Spagna, che è la nazionale vincente uscente. È l'ultima vincitrice del mondiale del 2010. L'Olanda. Il Cile, l'Australia, queste sono tutte le città del Brasile, la Colombia, la Grecia, anche qua abbiamo Coné, che ha giocato in una squadra italiana, Karagounis, che aveva giocato anche lui in Italia all'Inter, Manolas, che tuttora gioca ancora, è al Napoli, ha giocato tra Roma e Napoli, Sokratis, ha giocato al Bologna, se non sbaglio, Taurosidis, che aveva giocato alla Roma, se non erro, anche lui, Carnesis, all'Udinese, la Costa d'Avorio, abbiamo Didier Drogba, chi è che non lo conosce, Gervinho, dalla Roma poi al Parma, poi chi è che abbiamo di giocatori, giocatori di un certo livello non abbiamo nessun altro, che hanno militato in squadre importanti, poi abbiamo Giappone, Yuto Nagatomo, che ha giocato all'Inter, Kagawa, poi chi è che c'è? Honda che ha giocato al Milan, l'Uruguay, anche qua, Muslera che ha giocato alla Lazio, Godin, Atletico Madrid, Inter ed ora è al Cagliari, Casares, ha giocato alla Juventus, poi chi è che abbiamo? Abel Hernandez, ve lo ricordate? Al Palermo, se non sbaglio. Forlan, Atletico Madrid, poi Inter. Cavani, vabbè, Napoli. Luis Suarez, conosciamo benissimo. Alvaro Pereira, che ha giocato all'Inter. Gargano, al Napoli.
Costa Rica. Costa Rica, vediamo un po' se conosciamo qualcuno, almeno io. Ah, vabbè, Keylor Navas, il portiere, lo conosciamo. E poi di giocatori importanti non è che ce ne siano, che giocano, hanno giocato in squadre di fascia alta. Inghilterra, vabbè, John Hart, Ansi Cole, vabbè, sono tutti famosi questi, raga. Ecco, vedete qua? Qua hanno fatto, hanno zoomato più la figurina. Anche in vari album precedentemente, in alcune squadre hanno fatto la foto della figurina più zoomata, nel senso più ravvicinata. Infatti, vedete l'Inghilterra, si vede il faccione. A differenza, ecco, guardate l'Italia, vi giro l'Italia. L'Italia sono più piccoli, ad esempio. Ecco la nostra nazionale. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Abate, De Sciglio, Thiago Motta, De Rossi, Andrea Pirlo, Montolivo, Marchisio, Giaccherini, Candreva, Cerci, Gilardino, Rossi, Balotelli. Poi abbiamo la Svizzera, anche qua, vabbè, abbiamo Inler che ha giocato al Napoli, Zemaili, anche questo, Napoli, Bologna, Berami, la Lazio, Shaqiri che è passato a Milano dall'Inter, Riccardo Rodriguez del Milan, Lee Steiner alla Juventus. Vedete, ci sono molti giocatori che sono passati in Italia da noi, L'Ecuador. Ecco, in Ecuador sono in difficoltà perché non penso ci sia nessuno che ha giocato in squadre importanti di fascia alta. No, che io sappia no. La Francia. Lloris, Evra, che ha giocato la Juventus. Poi, chi è che abbiamo? Matuidi alla Juventus, Pogba alla Juventus, Ribéry, che ora gioca la Fiorentina. Vabbè, Benzema, Real, lo conosciamo tutti. L'Honduras. Vabbè, non ci sono giocatori che hanno giocato in squadre di fascia alta. L'Argentina, ragazzi, vedete l'Argentina, Romero, Campagnaro, Inter, Napoli ha giocato, Biglia, Lazio, Milan, Mascherano, lo conosciamo, Banega, passato dall'Inter, Di Maria, lo conosciamo, Lavezzi, Napoli, Palacio, il Trenta all'Inter, ora gioca a Bologna, Agüero, Manchester City, Higuaín, Napoli, Juventus, Real Madrid, dove ce ne sono? Messi, Barcellona, lo sappiamo. Bosnia e Erzegovina. Chi è che abbiamo? Vabbè, Pjanic e Dzeko. Basta. I giocatori di fascia alta non abbiamo nessun altro. A meno, sto guardando. Ah, Lulic. È questo, Lulic? Quello della Lazio, della Fiorentina, dove che giocava? Lulic, sì. Boh, basta. Iran, vabbè, Iran non c'è nessuno che conosco. Vediamo un po' che hanno militato in squadre forti. Niente, niente, neanche il portiere, niente. La Nigeria, vabbè, la Nigeria, raga. Abbiamo Victor Moses, che è passato dall'Inter. Onazi, lo conosciamo. No, Obi non è Obi, quello che era all'Inter, è un altro. La Germania, vedete? Vabbè, la Germania li conosciamo tutti. Neuer, Lahm, Mertesacker, Boateng, Hummels, Khedira che ha giocato la Juve, Schweinsteiger, Kroos, Özil, Mario Götze, che tra l'altro, se non erro, segna proprio la finale vinta 1-0 dalla Germania in finale sull'Argentina. Glaxer, poi chi abbiamo? Podolski, Müller, Klose, dove ce ne sono, raga. Portogallo, Rui Patricio, Pepe, Bruno Alves, Fabio Contrao, Veloso, Nani, Carvalho, Moutinho, vabbè, Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, ce ne sono di giocatori. Il Ghana, vabbè, il Ghana abbiamo Asamoah, Essien,
Poi che abbiamo? Muntari, Boateng, se me l'ho già detto. USA, Stati Uniti d'America. Donovan, conosciamo Bradley, uno degli unici due un po' di una certa fascia. Il Belgio, Courtois, Kompany, Van Buijten, Wilson, De Bruyne, Fellaini, Hazard, Mertens. Guardate Romelu Lukaku com'era giovane, ragazzi. Qua siamo nel 2014, eh. L'Algeria, abbiamo, c'è qualcuno di algerino? No, in questa nazionale no, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ah, Taider, che ha giocato anche all'Inter, è passato da Milano, forse per un anno o due. La Russia. La Corea. Sono tutti uguali. Troviamone uno, vediamo. Si assomigliano tutti, cavolo. Ecco, queste sono le. Abbiamo visto tutte le squadre. Queste sono le squadre qualificate. Stanno facendo vedere i momenti più salienti che hanno permesso alla nazionalità. Alla squadra nazionale, scusate, di accedere alle fasi finali dei mondiali. Qua un po' di pubblicità. Pallone ufficiale, la Coppa, Brasile, il pacchetto di figurine quando l'ho comprato in edicola, com'è che era. Questa è la Coppa del Mondo. Ecco qua ragazzi, questo era il nostro album completo al 100%. Eccoci ragazzi, concluso il nostro album, ve l'abbiamo fatto vedere pagina per pagina con le nostre 639 figurine. tutte attaccate con la massima precisione come sempre. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E lasciate un bellissimo mi piace, raga, che in futuro vi porteremo altri album, quindi altri contenuti, mi raccomando. Abbiamo pronto un altro album che porteremo prossimamente e da Pep2377 E da Mizerotto. un super saluto e alla prossima. Ciao Ciao ragazzi. ragazzi!